I più esperti di voi avranno capito che vengo da Milano, un po' per la mia pronuncia e un po' perché l'ho anche detto in qualche video. Per tanto tempo zona Garibaldi è stata la mia casa. Mi ricordo che quando ero piccola da stazione Garibaldi non solo partivano i treni, ma partivano gli autobus. Mi ricordo una Milano dove al posto delle Torri Diamante c'era un Luna Park. E mi ricordo una Milano dove davanti a questa chiesa, vi parlo probabilmente di una ventina di anni fa, c'era questo negozio, che ora però vedete vuoto chiaramente. Queste tre vetrine fungevano da mostra al pubblico, chiaramente sono delle vetrine, e un omettino un po' burbero che ho conosciuto purtroppo solo di recente, quando ero piccola lui esponeva in queste vetrine degli esemplari che non era così semplice vedere, e quelli sono stati probabilmente i primi bonsai che ho visto nella mia vita. E sinceramente non me ne ricordavo neanche, nel senso, ero talmente piccola che questo ricordo non era così limpido nella mia testa, finché un paio di anni fa ne stavo parlando con mio zio e me l'ha ricordato, e queste immagini di queste piante sono riapparse all'interno della mia memoria, all'interno della mia mente, davanti ai miei occhi. E infatti proprio oggi in questo video vi vorrei parlare di una persona fantastica, Elio Piccin. Elio Piccin, insieme a Crespi e a Franchi, è stato uno dei più di quello che è il bonsai in Italia. E come vi ho detto all'inizio, lui aveva sia il vivaio a Paderno Dugnano che il negozio a Milano Centro. Dopodiché il negozio non c'è più stato, le vetrine oramai sono vuote da anni ed è rimasto solamente il suo vivaio. Sono pronta per andare da Piccin. La macchina è particolarmente bassa. No, non è una Porsche. È la Porsche dei poveri, diciamo. Quindi adesso mi avventurerò sulla Milano Meda, sperando non sia troppo trafficata. E arriva a Paderno Dugnano tipo in mezz'oretta neanche. Eccoci qua. Allora, sono arrivata a Paderno e adesso voglio vedere se mi concedono di poter fare qualche ripresa. E vediamo un attimino. Come Cipari Septusa. Un po' di aceri, un po' di prunus. Questa camelia è qualcosa di meraviglioso. Ora manca l'apice. Però dettagli. Cioè, questa è la base, per dire. Questa è la mia mano, va bene che è piccola, però bellissima camelia. Melograno, Shishigashira, innestato, e questo qua è il selvatico che andrebbe tolto, che parte da l'innesto, o perlomeno porta innesto. Un altro Camecyparis. Di queste piante penso sia meravigliosa la compattezza. E anche il fatto che appunto la corteccia poi si sfalda e fa risaltare l'arancio sotto. Veramente bellissima. Un pino nero dietro un Shishigashira. Un po' di tovari. Si vede che è vecchio.
messo molto più in ordine di quanto mi aspettassi, sinceramente. Qua ci sono un po' tutte le piante dei suoi clienti che lui cura. Di Azalea Suzuki della sua collezione. Un po' di ficus per gli appassionati. Un bel ginkgo, cioè di bello, cipaia. Ficus, vitis. Gli ingabbiati.
Questa foresta mi sa che l'ho già vista da qualche parte. Non vorrei dire una fesseria. Qui c'è parte della collezione privata di Elio. Un po' di piantine. Forse sono quelle dei suoi studenti. Ora non so di preciso, sinceramente. Però ogni tanto c'è qualche perla. Belli arrotolati. Questo è proprio carino. Questo è un pinettino che probabilmente ha fatto lui. Mi piacerebbe avere una sua pianta. Vediamo un po' se c'è ancora il bugeriano che aveva proposto l'anno scorso. Bel shishigashira. Sì, c'è ancora. Queste sono le piantine che fa Elio. Questo è bellissimo. Veramente bellissimo. A questo punto della storia vi starete chiedendo: ma sì, ok, belli bonsai, ma Elio Piccin che fine ha fatto? Signori e signore, ecco a voi Elio Piccin. Come sta? Si ricorda di me? Si ricorda di me, cioè, mi ha visto una volta l'anno scorso. Non penso proprio si ricordi di me. Comunque, in ogni caso, è stato molto accogliente. È stato molto gentile ed è stato anche molto disponibile a permettermi di girare il video che avete appena visto. Siamo visti Ora qui fai il lui ci foto? viene poco Se perché posso, ha se mi sempre poco concede, tempo. faccio due Quello che riprese. vuoi. Ho Grazie, è troppo gentile. portato a dimora con sé mia moglie. Le posso lasciare? Aia, Perché sto cosa così? facciamo? Ma lui lo sa. È stata una bella gita, mi è piaciuta molto e ci tenevo particolarmente a farvi vedere questa piccola storia milanese. E pensavate veramente che me ne sarei andata via dal suo vivaio senza avere un piccolo souvenir? Eh no, cari. Quando l'anno scorso ho fatto visita al suo vivaio, avevo notato questi piccoli aceri bugeriani. Essendo comunque l'acero bugeriano un'essenza semplice da coltivare e anche particolarmente graziosa, mi sono detta: proviamo un attimino a contrattare e alla fine ce l'ho fatta. È stato difficile, non voleva lasciarlo. È anche un attimino da rinvasare, perché come vedete qua ci sono tutte quante le radici che escono. È comunque sana, una pianta sana, e sono contenta, soprattutto perché è di Elio. Ragazzi, spero vivamente che il video vi sia piaciuto. Come al solito, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Vi ringrazio che siete arrivati fino a questo punto del video e spero di vedervi ad una prossima puntata. Ciao! A lavorare, dove sono A stato? Come te che sei in lavorare, vacanza? a lavorare. Ma guarda te, sono venuti oggi a trovare.